Amici techandroid.it, benvenuti in questa nuova recensione molto molto particolare, perché guardate dove ho immerso il Sony Xperia M5 all'interno dell'acqua. Non sono impazzito, perché l'M5 è un dispositivo resistente all'acqua e polvere. Andiamo a scoprirlo insieme nella nostra recensione. Passiamo ora alla recensione del Sony Xperia M5, l'abbiamo visto poco fa immerso all'interno dell'acqua. Ora andiamo a scoprire design e materiali con quali è stato costruito. Il dispositivo misura 145,5 mm in altezza, 72,5 mm in larghezza e 7,6 mm di spessore. Pesa solamente 142,5 grammi, quindi in linea con gli ultimi smartphone top di gamma costruiti recentemente, e come detto in precedente è resistente ad acqua e polvere. Nella parte frontale scopriamo subito il logo Sony, due speaker, uno posto nella parte alta, uno posto nella parte bassa, fotocamera da anteriore da 13 megapixel, quindi realizzerete degli ottimi selfie in qualsiasi condizione. Non l'abbiamo testata e siamo rimasti davvero soddisfatti della qualità. Andiamo a scoprire parte posteriore, dove troviamo una fotocamera 21,5 megapixel con una risoluzione di 5248x3936 pixel, quindi fa delle foto meravigliose, flash LED e logo NFC e logo Sony. E purtroppo il dispositivo l'ho pulito 3500 volte, ma il materiale con cui è stato costruita la parte posteriore, quindi in vetro, non è oleofobica, quindi qualsiasi ditata facciamo sopra di esso rimane impressa. Come vedete si sporca molto molto facilmente. Andiamo a scoprire le parti laterali, completamente costruito in plastica. Troviamo lungo i bordi dei piccoli dei piccole giunture in plastica. Si vede che Sony ha deciso appunto di fare queste giunture perché gli smartphone, non si sa perché, ma cadono sempre sui spigoli e si danneggiano. Questi spigoli costruiti da Sony consentono di non far propagare l'urto su tutta la scocca e rovinare anche le altre parti in caso appunto di caduta. Andiamo a vedere la parte sinistra. Parte sinistra troviamo uno sportellino dove all'interno c'è l'alloggio per la nano sim e la micro SD fino a 200 GB, possiamo inserirla senza problemi. Il van è stato fatto proprio in questo modo, a chiusura stagna, in modo da non far entrare all'interno di esse acqua o polvere. Parte bassa troviamo lo speaker per l'audio, è abbastanza piccolino. La porta micro USB. Nella parte destra invece troviamo il tasto dello scatto, il bilanciare il volume, il tasto di accensione e spegnimento. Parte superiore microfono e foro per il jack delle cuffie da 3,5. Diciamo che al tatto è molto molto bello e maneggevole, ma sui materiali Sony poteva sicuramente fare del meglio. Passiamo ora a scoprire insieme le caratteristiche tecniche. Sony Xperia M5 monta un processore MediaTek Helio X10 MT6795 octa-core con una frequenza di 2 GHz, è un processore a 64 bit, quindi supporta tutte le applicazioni che sono realizzate con questa tecnologia, una GPU Power VR 6200, ben 3 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna. Una parte viene utilizzata dal sistema per le applicazioni di default. La memoria è espandibile, come detto in precedenza, con micro SD fino a 200 GB. Andiamo ora a scoprire l'interfaccia funzionale.
Sony con M5 non ha rivoluzionato il mondo degli smartphone Android prodotti da lei. Infatti l'interfaccia grafica è la classica che troviamo su tutti i Sony. Abbiamo delle applicazioni preinstallate, quindi preinstallate che cosa troviamo? Troviamo musica, album, video, PlayStation, non qua gestire il proprio account, PlayStation, news da Social Life, e troviamo sulla seconda pagina alcune altre applicazioni come lo Smart Connect, l'assistenza 3DD e PlayShare, l'Office Suite e il Carciugo e tanto altro. Ovviamente queste applicazioni occupano memoria, se non vengono utilizzate possono essere facilmente disinstallate in questo modo. Non tutte sono disinstallabili, quindi come potete vedere ce ne sono solamente alcune. Noi abbiamo aggiunto in più solamente Antutu per fare il test, Asphalt 8 e lo Speed Test con cui faremo i test tra poco, quindi non c'è niente di particolare. Andiamo a vedere il menu impostazioni, che è quello che interessa a molti di voi. Nel menu impostazioni troviamo i classici menu logicamente per la connettività, come il wifi, bluetooth. Il bluetooth è un 4.1, utilizzo dati con cui possiamo vedere le applicazioni che consumano più dati, connettività Xperia invece possiamo utilizzare una delle tante opzioni come connettività USB, il server multimediale, il mirroring dello schermo, impostazioni, la configurazione One Touch, quindi tutto quello che serve per condividere il nostro i nostri file multimediali con i nostri amici o con cui o con chi vogliamo. Quindi è veramente, diciamo, fatta bene la sezione connettività del Sony. Torniamo indietro, scorriamo verso il basso e andiamo a vedere personalizzazione. Personalizzazione, troviamo i temi, la possibilità di modificare i temi come vogliamo, quindi colore blu, arancione, bianco, rosso, verde, viola, tutto quello che vogliamo. Possiamo scaricare anche gli altri dallo store. Sfondo, possiamo gestire lo sfondo, orologi, icone di sistema. Icone di sistema, possiamo decidere quali iconi visualizzare sopra al dispositivo. Torniamo indietro, non soffermiamoci tanto su questo. Chiamata, possiamo decidere quali impostazioni dare durante la chiamata o prima della chiamata, come la possibilità di rispondere con messaggi predefiniti, la vibrazione, aumento graduale del tono e tanto altro. Non soffermiamoci nemmeno su questo. Home page, possiamo decidere se avere la home page semplificata magari per i bambini o la home page classica dell'Xperia. Tramite display possiamo decidere la modalità guanti con cui è possibile controllare il dispositivo anche con i guanti, e il livello di luminosità, il bilanciamento del bianco, la luminosità adattiva in base alla luce disponibile, la rotazione dello schermo, la sospensione e controllo della luce e tanto altro. E audio e notifiche, troviamo la possibilità di impostare tutte le notifiche audio, tralasciamo anche questa applicazione, possiamo attivare o disattivare le applicazioni come vogliamo. Invece gestione energia, questa è una gestione molto molto simpatica, perché possiamo attivare la modalità stamina, la modalità ultra stamina, un pochettino come quella della Samsung, quindi l'ultra risparmio energetico tramite modalità ultra stamina. E possiamo addirittura creare una coda dati in background, in modo che il dispositivo non è sempre connesso alla rete, consuma meno batteria e invia i dati solamente quando necessario, lo riceve. Tramite Tap e Pay è possibile effettuare pagamenti tramite la tecnologia NFC. Invece utenti, possiamo aggiungere tutti gli utenti che vogliamo, quindi attraverso questo menu possiamo aggiungere magari un amico, la propria fidanzata o il proprio fidanzato, chiunque vogliamo, per la gestione separata dello smartphone. Ubicazione, il classico GPS. Sicurezza, possiamo impostare tutti i dati per la sicurezza, come il blocco dello schermo tramite la sequenza, il PIN o la password. Mancanza di questo dispositivo è proprio il lettore di impronte digitali, quindi se vi serve uno smartphone con lettore biometrico non optate per il Sony Xperia M5. Lingua emissione, possiamo decidere la tastiera da utilizzare, backup, ripristino, logicamente il classico backup del proprio dispositivo, e in basso non troviamo altre cose di rilevanza. L'unica cosa è la stampa per connettere il dispositivo a una stampante wifi. Ok, l'interfaccia funzionale l'abbiamo analizzata, adesso andiamo a vedere quella multimediale, quindi fotocamera, videocamera,
camera, ripresa video e scatto delle foto. Ok, andiamo a vedere la fotocamera logicamente da 21 3 megapixel fa delle foto veramente meravigliose. Andiamo a scattare sul nostro robottino, messa a fuoco, scatto abbastanza rapido, non come il Galaxy S7 o i dispositivi Samsung, ma molto molto rapido. Allora andiamo a vedere la foto, vediamo com'è venuta. Ok, un pochettino lento nel caricare, diciamo che è venuta abbastanza bene, avendo addirittura l'oggetto a poca distanza da noi. Trovate tutta la galleria fotografica all'interno del nostro articolo, della nostra recensione, con gli scatti che abbiamo effettuato con il dispositivo. Possiamo scegliere anche la modalità di scatto, come la, il manuale, quindi in manuale possiamo regolare l'esposizione e l'ISO, tutto quello che ci serve, ritratto, stile, se serve per applicare un effetto ad un ritratto, quindi il nostro viso, quello che vogliamo. Adesso stiamo riprendendo la nostra fotocamera, possiamo mettere il rossetto, quello che vogliamo, quindi davvero carina come funzionalità per i selfie. Maschera R consente di coprire il volto con quello di un amico e scattare un bel selfie. Classica funzione che serve, diciamo, per scambiare i volti. Volto in foto permette di mettere il volto su una foto, video, una fotocamera frontale e principale, quindi lo doppio scatto come quello della Samsung, scatta sia dalla fotocamera anteriore che quella da posteriore, facendo un francobollo, diciamo. Sound foto permette di scattare la foto con audio sullo sfondo, e più fotocamere è possibile registrare la stessa scena da più angolature su uno stesso schermo. E video 4K consente di registrare video in definizione 4K, e la possibilità di registrare con una frequenza di fotogrammi diversi. L'effetto AR permette di fare foto e video con sfondo e formare personaggi virtuali, quando potrebbe essere, appunto, qui ci indica un dinosauro. Eccolo qua, facciamo una piccola foto, un piccolo test. Ok, qui possiamo mettere e vediamo se riusciamo a far caricare il dinosauro. Abbiamo forse troppo poco spazio, no, eccolo, forse l'ha caricato, eccolo qua. Quindi qua vediamo per esempio un eccolo qua, un dinosauro, quindi molto carina questa funzionalità. Ok, torniamo indietro, andiamo su un'apertura panoramica, permette di scattare una foto panoramica. L'effetto creativo, seleziona effetti e foto e video artistico. Ok, torniamo indietro, andiamo a vedere la qualità di registrazione video. Ovviamente questo è un test durante la recensione e non dovete vedere quello effettuato sul nostro canale YouTube. Ok, andiamo a vedere, possiamo zoomare in questo modo e fare qualsiasi ripresa video. La ripresa video è abbastanza buona, non so se riuscite a vederla correttamente, ma si vedono perfettamente i dettagli della stoffa che è presente in basso allo smartphone. E registrazione in 4K, come detto, quindi registrazione molto molto belle. Possiamo stoppare e ora abbiamo visto il comparto multimediale, andiamo a vedere il comparto prestazionale, quindi tutte quelle quei test che riguardano logicamente le prestazioni del dispositivo. Passiamo ora alla parte più divertente, cioè quella del gioco. Andiamo a testare il Sony Xperia M5 con Asphalt 8, ma prima di iniziare vi voglio far vedere una cosa. Andiamo a testare la temperatura del nostro Sony Xperia M5 con un termometro che ci hanno inviato di test. Allora, andiamo a vedere quanti gradi sono raggiunti dal Sony Xperia, sono 30 gradi. Adesso ripassiamo al nostro M5 e andiamo a testare appunto il gioco. Perché di questo? Perché vi voglio far capire dopo alcuni secondi di gioco quanto scalda il dispositivo. Ok, siamo all'interno del gioco e iniziamo con la nostra prima gara. Ok, e la qualità dei colori e dell'audio è molto molto buona, quindi niente da dire su questo dispositivo. Ok, pubblicità, possiamo saltarla e andiamo a vedere come si comporta nel in Asphalt 8. Ok, sta caricando,
aspettiamo che completa il caricamento. Anche l'audio è abbastanza buono, adesso stiamo con una connessione 4G. Ok, classica gara nel Nevada, la prima di Asphalt 8, e andiamo a testare. Ok, la fluidità è abbastanza buona, l'accelerometro funziona nel migliore dei modi e non riscontriamo alcun tipo di blocco, quindi è molto molto buona. Andiamo a giocare ancora per qualche secondo, perché poi vi voglio far vedere il test della temperatura, quanto raggiunge. Scalda molto la parte bassa del dispositivo, quindi ci ritroviamo un dispositivo che diventa subito bollente, forse proprio per i materiali con cui è stato costruito il dispositivo. Ok, l'audio come sentite è abbastanza buono, possiamo uscire dal gioco e rimisurare nuovamente la temperatura. Vediamo quanti gradi raggiunge la temperatura del dispositivo, già è aumentata di 3 gradi. Allora mettiamo un attimo a fuoco sul termometro, eccolo qui, abbiamo 36 gradi, adesso sta scendendo di nuovo, addirittura su questa parte 39 gradi sulla parte bassa dove sentiamo il calore, quindi 9 gradi in più con pochi secondi di gioco. Allora adesso andiamo a vedere invece per quanto riguarda il browser, andiamo ad aprire Chrome, già abbiamo aperto il nostro sito www.techandroid.it, andiamo a testare la velocità di navigazione, siamo in 4G, la navigazione è abbastanza buona, quindi non abbiamo alcun tipo di problema, eccola qui. Ok, possiamo navigare nelle altre pagine sempre sul nostro sito, eccola qua, navigazione buona, caricamento delle immagini altrettanto. Ok, torniamo indietro e facciamo un test di velocità della linea 4G. Come ho detto in precedenza, il dispositivo è dotato di del 4G. Andiamo a effettuare nuovamente il test, l'ho fatto in precedenza, raggiungeva 43 MB in download e 28 se non erro in upload, adesso siamo sui 30 MB, un pochettino è scesa e il segnale non è il massimo, forse le antenne non sono state posizionate nel migliore dei modi e quindi la ricezione non è delle migliori. Ok, adesso sta testando in upload, stiamo all'incirca sui 10-11 mega in upload, quindi è scesa un pochettino rispetto al test che ho effettuato in precedenza. Ok, andiamo a fare l'ultima prova. L'ultima prova in che cosa consiste? Nell'audio proveniente da YouTube oppure da qualsiasi altro video o canzone che vogliamo ascoltare. Ok, andiamo a mettere per esempio la nostra recensione sullo Watch e alziamo al massimo il volume. L'audio è molto molto buono, è abbastanza limpido, ma il volume non è dei migliori, forse perché comunque la cassa è molto piccolina ed è posizionata in basso a sinistra. Ok, possiamo tornare indietro, penso di aver detto tutto quello che c'è da dire sul Sony Xperia M5. Se mi state chiedendo se conviene acquistarlo o meno, vi dico che il prezzo adesso è sceso, si trova sui 300 euro, è sicuramente un dispositivo con 3 GB di RAM, con un processore octa-core, un display meraviglioso, fotocamera altrettanto 22 megapixel e quella posteriore, quindi è sicuramente un dispositivo che vale la pena acquistare, anche per via dell'impermeabilità, quindi lo consiglio a tutte quelle persone che vogliono fare un regalo al proprio figlio che ha meno di 10 anni, perché mi è capitato molto spesso persone che mi chiedono dispositivi impermeabili per i propri bambini. Per oggi è tutto, continuateci a seguire sul nostro sito www.techandroid.it e se vi è piaciuto questo video mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube, perché grazie proprio alla rubrica che sta seguendo Carla sulle applicazioni e le recensioni di Gianni Fiori e quelle che faccio io stesso, ne vedrete belle nei prossimi giorni. Grazie a tutti per averci seguito.